Bentrovati amici sportivi, puntata numero 5 di Pick and Roll. La Lega del Cogold si è fermata domenica scorsa in occasione della Santa Pasqua e quindi siamo nella settimana dell'ultima giornata della regular season. Ovviamente parleremo dell'ultimo match casalingo della Expert Napoli che al Palabarbuto ospiterà l'Aurora Jesi, ma saranno tanti i temi che affronteremo all'interno di questa puntata, ovviamente analizzandoli con il nostro ospite Massimo Bianchi, coach della Expert Napoli. Allora, tutto pronto, quintetti in campo, palla 2, si parte. Gennaio 1955, Milano, altezza 1,70 m. Quando giocava si definiva un play di quelli che adesso non ne vedi più, grazie agli insegnamenti di Gianfranco Benvenuti. Nell'84-85 conquista la Serie A con la Viola Reggio Calabria, squadra di cui è stato bandiere e con cui ha realizzato quasi 4.000 punti. Corre l'anno 90 poi, quando ne prende in mano le redini delle giovanili. La sua grande esperienza però si compone nelle annate in cui ricopre il ruolo di assistant coach di Gaetano Gibbia nel 99-2000, prendendone il posto a stagione in corso, e Tonino Zorzi l'anno dopo, prima delle avventure a Brindisi e Firenze in B2. La sua affermazione in Serie A arriva nella stagione 2006-2007, un anno dopo essere stato al fianco di Matteo Boniciolli, quando viene chiamato a subentrare a Luca Dalmonte, sulla panchina di Teramo alla 18ª di campionato. Chiude quella season guadagnandosi la conferma per la stagione successiva e le chiavi in mano del Palascapriano. Nel 2008-2009 approda a Imola, per poi fare rientro a Reggio Calabria nel 2010 e chiudere l'anno solare a Massafra in A dilettanti. Nel 2011 arriva la chiamata di Scafati al fianco di Giulio Griccioli prima, Di Carlo, Bartocci e Demis Cavina poi. Nel luglio scorso giunge a Napoli, dove, ancora una volta, lo specialista di Milano, con la promozione a capo allenatore, riesce a raddrizzare la prua di una barca che a gennaio con coach Cavina navigava in acque pericolose. Il suo compito era condurla in un porto tranquillo, quella barca, e l'esserci riuscito a pieni voti conferisce di diritto a Massimo Bianchi un posto nel cuore dei tifosi della Napoli dei canestri. E allora un posto nel cuore dei tifosi azzurri, diceva il nostro Mariano Santoro nel servizio. Io vado subito a presentare l'ospite di quest'oggi, il coach dell'Expert Napoli, Massimo Bianchi. Salve coach. Buongiorno, ciao. Allora coach, una settimana di pausa per la Lega Deco Gold che si è fermata per le vacanze pasquali. C'è da giocare l'ultima giornata, dopodiché inizieranno i playoff. Verdetto già definito per quanto riguarda le due retrocessioni. Forlì ed Imola infatti scenderanno in silver. Ancora non definito il tabellone dei playoff, anche se per sommi capi la situazione è abbastanza chiara. Andiamo a vedere quella che è la classifica, giornata, la 29ª giornata della Lega del Cogold. Trento conduce la gradatoria al primo posto, segue poi Capo d'Orlando a due lunghezze, Biella e Verona pari a 38, Torino a 36, 34 punti invece per Barcellona, seguita da Veroli a 32 e Ferentino e Brescia a 30, 28 punti per Trapani, 26 per Napoli, Casale e Iesi a 24, Trieste a 22, come anticipato Forlì ed Imola matematicamente in silver chiudono la classifica. Andiamo a vedere anche il prossimo turno, l'ultima giornata della Lega del Cogold che si giocherà domenica 27 aprile. Biella farà visita alla capolista Trento, Trapani sbarca a Torino, Casale ospiterà a Trieste, Forlì, Brescia, Verona a Barcellona. Napoli affronterà Iesi al Palabarbuto, Ferentino sarà di scena al Pala Olimpia di Verona e Capo d'Orlando sfiderà al Pala Fantozzi, il fanalino di coda Imola. Allora coach, vengo subito da lei. Che cosa le pare di questo campionato di Lega del Cogold che si appresta a finire, diciamo, la regular season e agli sgoccioli, manca una sola giornata? Credo sia stato un campionato avvincente, un campionato che ha deciso la seconda squadra retrocessa domenica scorsa attraverso uno scontro diretto di una partita molto tirata punto a punto e che ancora non è chiara chi occuperà la settima posizione, cioè l'ultima posizione utile per accedere ai playoff. Quindi un campionato avvincente, equilibrato, come è nella tradizione del secondo campionato italiano, è sempre stato così. Noi adesso vogliamo un po' che si sbilanci. Come saranno questi playoff? Alla fine chi la spunterà? È difficile dire chi la spunterà, perché i playoff sono qualcosa di a sé stante, perché si gioca anche una pallacanestro diversa, le partite sono molto ravvicinate, quindi
la possibilità sia di recuperare che di preparare le partite è molto compressa rispetto alla stagione regolare. Sarà una lotta avvincente, sicuramente per quello che ha fatto quest'anno, ma anche l'anno scorso, Trento meriterebbe il salto di categoria, ma avrà di fronte, avrà da superare delle avversarie molto agguerrite, a cominciare da Capodorlando, io non trascurerei neanche Verona. Quindi saranno dei playoff da seguire e saranno entusiasmanti. Sicuramente sì, playoff che saranno sicuramente entusiasmanti. Insomma, ritorniamo però al campionato perché c'è un'ultima giornata da giocare e Napoli ospiterà l'Aurora Jesi nella 30ª giornata del campionato di Lega Deco Gold. Sicuramente Jesi una formazione tra le più esperte del campionato di Lega Deco Gold e che aveva iniziato la stagione sicuramente con qualche ambizione importante poi che non si è verificata per poi considerati i risultati ottenuti. Nel match di andata del Palatricco in Napoli maturò una delle peggiori prestazioni del campionato, una partita volata via nel terzo quarto di gioco, chiusosi con un parziale di 21-11 a favore dei marchigiani. Mattatore di quella serata fu Goldwire con 20 punti, giocatore che non fa più parte del roster di Coach Cohen e ovviamente anche dell'ex Mason Rocca che non sarà del match a causa di un infortunio. Allora, coach, vengo subito da lei per sapere cosa non funzionò in quella partita. Lei non era ancora il capo allenatore, c'era Denis Cavina. Che cosa non funzionò in quella partita? Beh, credo che quella partita Jesi, come ha fatto direi durante tutto il campionato, in casa sa sfornare, sa mettere in campo prestazioni importanti, perché ha battuto Torino, ha giocato punto a punto con Capodorlando, ha battuto Veroli, è una squadra che in casa ha un rendimento sicuramente molto più elevato rispetto che in trasferta. Noi non abbiamo affrontato bene la partita, i primi due quarti giocavamo anche una buona pallacanestro, ma non fummo capaci di concretizzare quello che avevamo un po' espresso. Meritavamo probabilmente di andare a riposo lungo con un vantaggio importante, cosa che invece non è stata, e alla ripresa della partita Jesi fu molto più aggressiva, molto più precisa di noi e noi pagammo dazio pesantemente. Sicuramente, ora andiamo a conoscere meglio proprio gli avversari con la scheda del nostro Davide Uccella. Consolidamento, programmazione, in attesa di giorni migliori. Non è il titolo della season di Napoli, ma poco ci manca pensando alla Jesi di Piero Cohen. Prossimo e ultimo avversario della Expert, la sfida di domenica vede di fronte le due principali deluse della Deco Gold. Sull'annata dei Leoncelli, protagonisti in 16 delle ultime 17 edizioni tra i cadetti, pesa un bilancio di appena 24 punti in classifica, eppure parliamo di una formazione che in casa ha fatto ben 11 su 15, con Napoli inclusa a farne le spese. Il problema nasce quindi lontano da Via Tabano, con una sola scontata vittoria sul parquet di Imola. Non il massimo per una rosa che ha molto pagato i 7 decimi di roster completamente nuovi e forse un coach che, pur amato dalla piazza e tra i migliori al piano di sotto, vive invece la seconda delusione in 4 anni, dopo l'occasione persa a Reggio Emilia. Bilancio quindi insufficiente per una società che dopo il rilancio estivo per evitare la DNB non escludeva un ritorno a quei playoff che mancano dal 2009 e che i marchigiani hanno vinto nell'anno di grazia 2004. Era l'apice dell'era Siccucine, di gente come Singleton, Capitan, Lupo Rossini, ma soprattutto di quel Mason Rocca che pochi mesi più tardi sposerà il progetto Napoli, diventandone il simbolo nel suo momento migliore. Uno spirito probabilmente adattissimo al progetto azzurro, ma che dopo annate di passione e tensione in piazze come Milano e Bologna ha scelto la famiglia, un contesto protettivo e stimolante. Le premesse c'erano tutte, ma gli infortuni a bizzeffe, tra cui anche il suo, hanno fatto la differenza. L'infermeria non ha risparmiato nessuno e dal leader massimo Miki Maggioli al talento purissimo dell'ala tuttofare classe 93 Darko Jukic, e in questo continuo forzato turnover non sono bastati la crescita di un play giovane e capace come il 21enne Matteo Santiangeli, affiancato in corsa da due amatissimi ex come Uver e Migliori. La bandiera bianca arriva poi un mese fa con il transfer in Irpinia del capocannoniere della Lega Limair Goldwire e ora la testa è già l'anno prossimo con 4 giocatori già sotto contratto e la conferma dell'impegno economico di sponsor storici e nuovi partner. Il resto tutto da vedere.
allora coach Piero Cohen si presenterà al Palabarbuto con questa squadra, quintetto base composto da Uber in cabina di regia, tornato a Iesi qualche mese fa dopo aver iniziato il campionato a Trieste. Sugli esterni spazio all'esperienza di Borsato e dalla freschezza di Santiangeli, centimetri e grande esperienza sotto le plance con Maggioli e Migliori. In panchina il talento classe 93 Jukic e di Giulio Maria su tutti, Fallucca, Esposito e Bonfiglio completano il roster. Andiamo a vedere anche come risponde coach Bianchi, il roster a disposizione del nostro ospite, che nello starting five dovrebbe schierare Black da playmaker con Malaventure e Weaver sugli esterni, Berkic e Cefarelli saranno invece i lunghi titolari. Ovviamente out Allegretti, che settimana scorsa si è sottoposto ad un intervento chirurgico al piede, Jacopo Valentini fuori da molte settimane. In panchina pronti a dare il loro contributo Montano, Brian e Ceron, con Izzo ed Esposito che completano i 10 uomini a referto. Allora coach, che partita vi aspetta in quest'ultima giornata? Ma intanto una partita per noi molto importante, perché vincere significherebbe molto probabilmente, se Trapani dovesse perdere la partita a Torino, noi avremmo la possibilità di chiudere al decimo posto, che considerate le vicissitudini, i problemi che abbiamo vissuto durante la stagione, non è proprio un piazzamento da buttare via. Ha una sola vittoria dal 50% tra vittorie e sconfitte, e ripeto, e non sarebbe così negativo. Sarà una partita non semplice, perché anche per loro significherebbe migliorare la posizione rispetto all'anno precedente. È una squadra che è molto pericolosa, che ha due dimensioni, direi. Molto pericolosa vicino all'area con Maggioli, e ha grandi tiratori da tre punti, giocatori anche importanti e pericolosi nell'uno contro uno, come Santiangeli o come Jukic. Quindi sarà una partita che noi dovremmo essere bravi a indirizzare già dal primo quarto in una direzione, cioè quella che ci deve vedere protagonisti del punteggio. Ecco, per l'occasione la società ha disposto biglietti gratuiti, quindi ingresso libero per i tifosi, per salutare la squadra e darsi la rivederci al prossimo anno. Una bella iniziativa, mi auguro che gli spalti siano più gremiti del solito, però credo che l'aspetto più importante, al di là di questa iniziativa bella della società, sia che comunque dopo tanto tempo a Napoli si è cominciata una stagione e si è arrivata alla fine. Credo che questo sia da sottolineare. Eh sì, sicuramente. Allora coach, un piccolo tuffo nel passato prima di passare poi al presente. Che giocatore è stato Massimo Bianchi? Era un'altra pallacanestro, onestamente, una pallacanestro meno fisica, più tecnica. Era un playmaker che faceva giocare molto la squadra, che cercava di mettere in ritmo la squadra, che per formazione prediligeva il gioco in contropiede, perché esco da una scuola che insegnava soprattutto a giocare in transizione. Allora non si chiamava transizione, si chiamava contropiede, punto. E quindi era un giocatore che pressava, che faceva correre la squadra, discreto tiro da fuori, buon passatore, certamente. Ebbene, quando lei è stato promosso a capo allenatore, un giocatore, mi riferisco a Tim Black, playmaker di questa squadra, ha avuto un'evoluzione. Sicuramente c'è stato il suo zampino, no? Considerando anche il suo passato. Io mi auguro che non sia stato solo Tim Black a migliorare le proprie prestazioni. Certamente il mio non è un giudizio oggettivo o completamente obiettivo, però credo che la squadra abbia giocato una pallacanestro diversa, perché era anche il mio modo di vedere o di interpretare questa squadra diversa, però indubbiamente Tim ha migliorato le proprie prestazioni, anche perché la squadra ha cercato di giocare situazioni nelle quali lui si trova secondo me meglio, cioè quelle in transizione, in campo aperto, dove ha più possibilità di scegliere che cosa fare. Coach, se avesse avuto la squadra da inizio campionato, a suo avviso sarebbe cambiato qualcosa? Guarda, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Io ho iniziato il campionato come assistente, ero molto felice di continuare a lavorare con Demis, con il quale
ho finito la stagione l'anno scorso scafati, centrando i playoff all'ultima giornata, però nel lavoro, questo tipo di lavoro, purtroppo sei molto figlio del risultato, quindi quando mi è stato proposto, prospettato di prendere la guida della squadra, dopo un normale momento di, non dico di ripensamento, però di pensieri nei confronti dell'amico Demis, mi sono detto che era un'opportunità anche per ritornare a allenare a un livello che già conoscevo, e di questo non posso che ringraziare la società che ha visto in me la persona che poteva aiutare la squadra a tirarsi fuori da un momento sicuramente non facile. Coach, prima faceva riferimento alla partita di Brescia come un match da dimenticare, per come andò quella gara. C'è una partita invece di questa stagione che lei ricorderà a lungo? Ma quella che abbiamo giocato in casa contro Capodorlando è stata una partita molto ben interpretata, molto ben giocata, avvincente anche per il pubblico. Però io non vorrei dimenticare la partita che vincemmo a Brescia o quella a Fiorentino, altre due bellissime prestazioni, quindi ce ne sono stati di momenti belli e importanti, come ce ne sono stati altri belli ma sfortunati, Torino su tutte, Verona. Ma anche Verona, sicuramente, una partita ben giocata che nell'ultimo minuto ci è scappata di mano. Coach, c'è un giocatore in questa Lega del Cogold che l'ha particolarmente colpita e che magari un giorno le piacerebbe allenare? Beh, certamente credo che Marco Laganà o un altro dei giovani di Biella, da Raspino a Lombardi a anche Chillo, sono tutti giocatori che credo avranno un futuro importante in questo sport in Italia, quindi sicuramente uno di questi giocatori sarebbe bello allenarli, però ci sono stati anche altri giocatori che hanno fatto vedere cose importanti, da giocatori che non hanno bisogno di presentazioni come Amoroso o Mancinelli a Pascolo di Trento, che anno dopo anno sta dimostrando di essere un giocatore molto importante per la pallacanestro italiana, non smette mai di migliorare anno dopo anno. Allora adesso bella novità con l'intervista doppia a Marco Ceronne e Dario Cefarelli, ecco il servizio. Nome? Marco. Dario. Cognome? Ceronne. Cefarelli. Soprannome? Cero. Cefo. Ruolo? Guardia. Alla grande. Se ti dico basket, a cosa pensi? Divertimento. Non mi viene niente un secondo. Fare canestro. Da bambino volevo diventare? Tennista. Un ingegnere. Chi devi ringraziare per essere in campo? Ringrazio Davide Toffani, il mio primo allenatore. Ringrazio tutti quelli che mi hanno cresciuto la Juve Caserta. Di chi è il poster in camera? Mio. Nessun poster. Quando hai capito che avresti fatto il giocatore di basket? Non l'ho ancora capito, nemmeno io. La partita che ricorderai per sempre da giocatore? E 2 anni fa l'Europeo Under 20 contro la Lituania. Quest'estate l'Europeo Under 20 contro la Lettonia. E quella da spettatore? La scorsa estate quando sono andato a vedere la semifinale di Miami. Gara 5, Juve Caserta a Milano, che hanno perso purtroppo. La partita che invece vuoi dimenticare? Molte. Tantissime. Il compagno di squadra più forte con cui avete mai giocato? Cefa. Cero. E l'avversario? Montano. Lamport. La squadra migliore in cui hai giocato? La Reyer. Caserta. Se dico Napoli, a cosa pensi? Mozzarella, mangiata oggi. Ma ci sono troppe cose belle a Napoli. Come sono i napoletani? Strani, bisogna saperli prendere. Vabbè, essendo di Caserta, gente molto socievole e aperta. Piccolo test di napoletanità, cosa si mangia a Pasqua? La pastiera. Pastiera casatina. A Natale? Boh, dovrei sapere. Spaghetti alle spaghetti con le vongole, frittura di pesce. Tornando al campo, un rimpianto di questa stagione? La continuità. Si poteva fare meglio, sicuramente. Un momento o un motivo di orgoglio di questa stagione? Che comunque ci siamo rialzati dopo un inizio un po' altalenante. Quando sono arrivato qui a Napoli mi sono trovato molto bene. Un aggettivo per Maurizio Balbi?
Ottima persona. Una brava persona. Antonio Milinkovic. Super. Sempre disponibile. Coach Bianchi. Un mentore. Mi ha aiutato molto. Anche mi ha aiutato molto. Kyle Weaver. Un leader. Talentuosissimo. Tim Black. Un leader anche lui. Silenzioso ma un leader. Giocatore di squadra. David Berkic. Falso. Grande talento. Marco Allegretti. Un vero amico. Grande tiratore. Silver Bryan. Gran tiratore di liberi. Ottimo lottatore. Qual è la cosa che il coach ti dice più spesso? Il coach, stai lì con la testa e piega le gambe. Di essere più tranquillo. Rituali pre-gara? No, ho provato a mettere i calzetti due partite di fila, ma la seconda è andata male, basta, finita. Nessun rituale. Come prepari una partita? Normale, mangio, dormo e mi sveglio. Mi comporto come se fosse un giorno normale. Attacco o difesa? Difesa. Difesa. Crossover vincente o palla rubata? Crossover vincente. Palla rubata. Assist vincente o tiro da tre? Assist. Assist vincente. Difesa uomo o a zona? Zona. Zona. In allenamento atletica o tattica? Tattica. 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 Eurolega o NBA? NBA. NBA. Il pubblico, uno stimolo o una pressione? Uno stimolo. Stimolo. La tua squadra del cuore? La Reier. Juve Caserta. E calcisticamente? Tifavo Milan, ma poca roba. Milan. Chi vince in Serie A? Basket. Milano. Milano. E Nadecco Gold? Trent. Capodorlando. E NBA? Indiana. Oklahoma. Chi di voi due è più intelligente? Io. Io. Bravo in cucina? Io. Lui. Attivo a fare le pulizie? Forse cefo. Io. Forte a tavola quando si tratta di mangiare? Molto. Più forte di tutto, sicuramente. Bravo a reggere l'alcol? Cefa, io non bevo. Lui beve di più. Pigro. Io. Lui. Dormiglione. Lui. Io. Simpatico. Io tutta la vita. Chi fa più strage di cuori? Io ho smesso. Anche io. Chi se la tira di più? Lui. Io. Scendiamo in campo. Chi tira meglio i liberi tra i due? Io. Lui. Da tre punti? Cefa. Lui. Chi è più forte tra voi due? Cefa, nettamente. Lui. E chi è più forte della squadra? Io. Kyle Weaver. Dove sei più forte tu di lui? Tutto. In difesa. Dov'è più forte lui di te? Niente. Tiro da tre, penetrazione. Se potessi, cosa ruberesti all'altro? Le scarpe. Un po' di tiro. La tua specialità sul parquet? Il tiro. Difesa, intensità. E cosa non sai proprio fare? Alzare la voce. Essere continuo in campo. Chi si arrabbia di più quando perdete? Berkic. Borkic. Avete mai giocato contro? Sì. Sì. Tre pregi del tuo compagno come persona? Mangione. Non è un pregio. Vero e molto simpatico. Simpatico. E poi è difficile perché non ce ne sono molti. Tre difetti? È un ciccione. Pensavo fosse vero, invece mi sbaglia. Falso. Falso. Me ne preghista. Va bene così. La prima cosa che hai pensato quando hai conosciuto l'altro? Nulla. Se la tiro un po'. E quella che pensi oggi? Sono contento di averlo conosciuto. Non è vero che te la tiro, era solo un'impressione. Chi è più bello tra voi due? Io. È difficile. Tre aggettivi per definirti? Solare, intraprendente e matto. Solare, socievole e un po' permaloso. Piatto preferito? Sushi. Pasta, tonno e mais di mia madre. Bevanda preferita? Acqua. Coca-Cola. Il tuo hobby? Beh, dai, mi piacciono i videogiochi. Il basket è il mio hobby, però ormai non è solo un hobby. Su un'isola deserta con? Mia ragazza. Una mia ragazza. Film preferito? Questo è difficile. Dai, l'amore non va in vacanza, visto poco fa. Per l'Arbor. Dove andresti in vacanza? Alle Maldive. Alle Hawaii. Ci andresti con l'altro? Certo, dopo glielo chiedo. Per me è lo stesso. La canzone che canti sotto la doccia? Non canto perché se cantassi verrebbe giù tutto. Demons dei Imagine Dragons. Una cosa che vorresti dire all'altro? Corri, cioè. Dipendi un po'. Un personaggio pubblico che invece vorresti incontrare? Federer. Kobe Bryant. Resterai a Napoli? Non si sa. Non lo so, è un contratto ancora con Caserta. Saluta i tifosi dell'Azzurro Napoli Basket. Ciao Napoli. Ciao Napoli. E allora siamo in chiusura, ovviamente la domanda d'obbligo è sul futuro, coach. Che futuro le aspetta? Io mi auguro ancora a Napoli. Intanto vediamo di finire la stagione nel miglior modo possibile, poi insieme alla società tireremo le somme e vedremo cosa succederà. Però è chiaro che mi piacerebbe continuare a essere parte di questo progetto. Con che ruolo poi ne discuteremo con la società, se la società riterrà opportuno
o giudicherà positiva l'apporto che io ho cercato e ho dato al progetto. Bene, abbiamo saputo che la società sta parlando proprio con lei per la strutturazione di un settore giovanile. Immagino che lei stia facendo da tramite per la strutturazione di questo settore che quest'anno non c'era. Sì, sto cominciando a capire anche quali sono le strategie della società, perché bisogna capire quanti anni hai bisogno per raggiungere l'obiettivo e soprattutto qual è l'obiettivo, se è un obiettivo prettamente o solamente sportivo, se è un obiettivo nel quale l'aspetto sociale ha una importanza notevole oppure no, quindi che tipo di struttura abbiamo. Ci sono tanti aspetti che ancora sono, diciamo così, in fase embrionale. Una volta che uno ha un po' più chiaro questi aspetti, allora si può cominciare a tracciare delle linee guida in modo da partire e darsi degli obiettivi che sicuramente, quando parli di settore giovanile, non possono essere di una stagione, ma devono essere di ottica molto più ampia. Ebbene, ringraziamo il nostro ospite, il coach Massimo Bianchi, auguriamo l'in bocca al lupo per l'ultima partita da giocare, lo aspettiamo per le prossime puntate, magari anche il prossimo anno. Grazie. Allora, l'appuntamento è per la prossima settimana, sempre qui con Pick and Roll. Vai, sono. Salve, buongiorno. So che è insolito e anche abbastanza pietoso vedermi giocare a basket, però tant'è, voglio dire, il fine è nobile perché il 28 aprile alle 20 al Pala Barbuto, qui, dove vedete quest'uomo in divisa dei Lakers di Kobe Bryant, ci sarà una partita solidarietà canestri risate tra Azzurro Basket Napoli versus Made in Sud. Io ovviamente faccio parte del Azzurro Basket Napoli. Vi aspettiamo, venite perché il biglietto è irrisorio. Poi c'è Stefano Sarcinelli. Venite! Venite! E inoltre fate anche del bene. Poi ci siamo noi di Made in Sud e chi se ne fotte direte voi, ma possiamo fare le foto e c'è molta simpatia e allegria. Vi aspettiamo il 28 aprile alle 20 qui al Pala Barbuto a Napoli. Mi raccomando, venite perché si fa del bene. Ciao!